L'orologio di Piazza Erbe compie 550 anni. Realizzato nel dicembre del 1473, da allora scandisce il tempo della città. Sono 550 anni che l'orologio della torre scandisce il tempo dei mantovani. Con vicende alterne è stato modificato, è stato in una piccola parte della sua vita anche dismesso e fortunatamente dal 1989 è tornato ed è tornato a lavorare a pieno regime e quindi funziona perfettamente, viene seguito e curato. Ma cosa possiamo vedere se ci fermiamo in piazza davanti a lui ad osservarlo? Sicuramente l'ora. Non cercate lancette dei minuti e dei secondi, non ci sono mai state, ma la lancetta, la più grande, la lancetta a forma di stella che scorre nell'arco delle 24 ore sul quadrante più esterno, sui numeri romani che sono incisi sulla torre, ci dà esattamente l'ora e l'ora corretta. Ovviamente oggi segna l'ora media con anche l'adeguamento ora solare e ora legale. E quindi sì, funziona. Non cercate la lancetta in alto a mezzogiorno perché non la troverete mai. La lancetta a mezzogiorno sarà al limite fra il quadrante col numero 11 e il quadrante col numero 12. E così come funziona l'orologio, funziona la campana che scandisce le ore da 1 a 12 e poi ricomincia a battere l'1. L'ora quindi, ma non solo. Con ancora un po' più di attenzione possiamo scoprirne altre curiosità. Se cerchiamo la lancetta a forma di sole sul quadrante, si muove sul quadrante dello zodiaco e ci dà la posizione zodiacale del sole, quindi in che segno siamo? Possiamo divertirci a cercarlo. Poi ci dà la posizione zodiacale della luna con la lancetta a forma di raggio lunare che esce dalla mano della dea Diana. E ci dà le fasi lunari, sia graficamente se vogliamo, perché il disco della luna in mano alla dea si colora di chiaro o di scuro a seconda della fase e volendo, sempre con un po' più di fatica a leggere i numeri dalla piazza, ci dice anche quanti giorni sono trascorsi dal novilunio, quindi sì, funziona perfettamente. Affascinante per l'epoca, ma anche per i giorni nostri, il meccanismo che sta dietro all'orologio è un insieme di ingranaggi che funziona alla perfezione. Era affascinante per l'epoca, era un meraviglioso, come era scritto, artificio di Bartolomeo Manfredi. Si basa sulle più recenti tecnologie dell'epoca che prevedevano come movimento quello di tre pezzi sostanzialmente, la cosiddetta ruota catarina, una ruota dentata, poi la bandiera, ovvero lo scappamento, e il bilanciere o folio. Questi tre pezzi, giustamente assemblati, facevano in modo che lo scandire del tempo fosse uniforme per riuscire a far quadrare le varie parti che dovevano dare la lettura astronomica e conseguentemente astrologica dell'orologio. La parte meccanica è composta da due castelli, vengono nominati, c'è la parte del tempo e la parte della suoneria. Nella parte della suoneria è fondamentale, anche piuttosto ingegnoso, il sistema idraulico di frenaggio, che sono quattro pale che ruotando incontrano, a seconda della velocità, più o meno attrito, e quindi regolano proprio il battito dell'ora, oltre la cosiddetta ruota spartioro spartitora, che dava quanto dovesse durare in tempo il rintocco della campana. L'orologio è fatto in ferro biscotto, il che vuol dire cotto due volte e ribattuto. Infatti moltissimi di questi, ancora oggi, di questi meccanismi sono d'epoca, quindi hanno oltre mezzo millennio e funziona ancora. Salendo sulla torre si attraversa il Museo del Tempo per arrivare al Belvedere con una vista sulla città davvero mozzafiato.